ben ritrovati a The World 125, un nuovo episodio, una nuova serie su ROM 2 Total War. È una serie che mi avete richiesto in tanti da quando l'ho sospesa, soprattutto dopo aver fatto uscire il video su come sarebbe dovuto essere ROM 2, ovvero il video dopo la Emperor Edition, che un pochino, non del tutto, ha migliorato le cose. È uscito oggi è il 18, quindi ieri è uscito il DLC sull'Ira di Sparta, chiamato War of Sparta o Ira di Sparta in italiano. Ho rimesso il gioco in italiano perché la mod Divide and Emperor è in fase di aggiornamento, e alla fine questa campagna la volevo giocare un po' senza mod, in modo tale da non avere problemi con i salvataggi e cose varie. Le fazioni che si possono scegliere sono Atene, la Lega Beotica, i Beoni, Corinto e Sparta. Naturalmente sceglieremo Sparta o Atene. Supporto ateniese a città greche, vabbè, abbiamo molto più città in giro se vediamo Atene. Sfida iniziale normale. Potremmo mettere facile, normale, difficile, lasciamo difficile. Livello gioco, tempo, battaglia, lo tolgo. Anzi, metto 40 minuti, non si sa, mettete che si modalità incubo, cos'è modalità incubo? Oh, aggiunge il tratto spaventa tutti a tutte le unità della campagna per giocatori singoli nelle campagne personalizzate, comprende campi di battaglia spettrali e arpie. No, cos'è sta stronzata? Sono deciso tra Sparta e Atene. Tebe e la Lega Beotica non mi fanno impazzire, sinceramente. Tebe è una sola città, quindi rivale di Atene. No, farei con Sparta. La mia idea è farla con Sparta. Quindi leggiamo: una società interamente militarizzata. Vabbè, la sappiamo tutti, la storia di Sparta. Questa è Sparta! Allora, abbiamo Spartani, prima l'esperienza di tutte le unità. Mancanza di sottigliezza, siamo un po' stupidi. I loti 100% ricchezza derivata dagli schiavi. Bella. Allora, vittoria, assumi contro i 40 assediamenti. Non ho niente Sparta. Mantieni 120 unità. Vittoria militare, non si può cambiare nessun altro tipo di vittoria. Mentre lo Sparta è diversa. Guardate. No, sono tutte vittorie militari. Forse meno male. Comunque, faccio partire la campagna. Ci vediamo nella mappa di campagna. Vediamoci il filmato introduttivo. Saremo esposti alle minacce dall'Egeo e il nostro popolo ci rimetterà. Se i Corinzi vogliono la guerra, ci andranno da soli. Bravo! Così la Grecia si piegherà sotto il peso di Atene, impaurita come uno schiavo appena frustato. Abbiamo sparso sangue a Potidea e ora ci servono degli alleati. La potenza di Sparta fermerà le loro ambizioni. Le vostre lusinghe sono inutili, non sapete quello che state chiedendo. Tutti gli occhi sono su Sparta. È questo che volete che tutti vedano? Sin dalla nascita, uno spartano è addestrato con un solo scopo. E là? Andare in guerra. Siete come Pandora, vi affidate a qualcosa di cui non conoscete l'entità. Che sberle, però. Loro osano pensarsi vostri uguali. Wow! Nessuno è alla vostra altezza. Che l'ha presa in due, proprio. E incarnare la vera natura della guerra. Pa, che stecca! Attaccate subito! Volete gettare la Grecia nel caos? Allora dal caos risorgeremo! Fate il doppiaggio. Doppiaggio approssimativo, vabbè. Ok, eccoci qua dopo il filmato. In altri cuori lottate uno al fianco dell'altro, che i vostri cuori siano saldi come salda la quercia nel terreno. Tirneo di Sparta, canti di guerra. Vabbè. Assumi il controllo di 4 province che siano di tua proprietà o stati clienti alleati militari. Tesoreria più 2000. Ok, allora. Vi faccio io il sunto che ha fatto il solito tizio in giro per la mappa. Allora, noi partiamo con questa provincia piena, se non mi sbaglio. Chiamata Sparta, Messenia, Cerigo e Pilo. Più Pilo per tutto. Allora, 1, 2, 3... 4, questo qui sarà inutile come una merda. Noi siamo alleati. Andiamo un attimo sulla mappa, che sarebbe più comoda. La mappa tattica.
della diplomazia. Noi siamo alleati con Sparta, con Elea, questi qua. Corinto, che come avete visto dal filmato, è indignata perché sono andati in guerra, hanno fatto una guerra con Atene. Allora, col passare dei secoli il regno spartano ha ottenuto supremazia militare nelle sue vittorie, finora era una società interamente militarizzata, Sparta non sarà mai dominata, gli Spartani saranno schiavi di nessuno, vabbè, bravo. Quindi siamo alleati con Corinto, che è alleato di Atene, che gli hanno rivolto la cosa contro. Poi siamo alleati con i Beoti, con l'Agra Beotica. Siamo naturalmente nemici di Sparta, Bisanzio, dov'è Bisanzio? Sarà qui Bisanzion. Rodi sarà qui, eccola qui Rodi. E la Lega Ionia, che sono questi sfigati qua dall'altra parte del mare, non credo ci creeranno molti problemi. Quindi il nostro piccolo, il nostro grande problema al momento è Sparta. Questa è, no Sparta, questa è Atene. Ok, quindi questa è la situazione, quindi per prima cosa dobbiamo attaccare Atene. Cioè Atene, dobbiamo farci strada verso le cose di Atene. Abbiamo anche una regione qua su in alto, Lamia, minchia bel lag sempre sulla mappa di battaglia. C'è più lag qui che nel gioco normale. Comunque, Lamia. Lamia è stata occupata almeno a partire dall'età del bronzo. La sua posizione soprastretta delle Termopili ha un grande valore strategico in quanto la collega con la Grecia meridionale e alla Tessaglia. Negli anni dopo la guerra con la Persia la città è stata fortificata contro gli attacchi. Ma non mi sembra molto fortificata a me. Vabbè, comunque qua abbiamo un esercito che direi di rinforzare. Visto che si trova lontano da casa. Casa è alle spalle. Ok. Poi torniamo giù a casuccia. Eccoci qua. E direi di costruire. Queste ci dà 80 piombo meno 1 al cibo. Però io costruirei anche a Cerigo. Invece questo qua ci dà più 2 di cibo. Quindi siamo a posto. Tecnologie, inizierei con quella. Più 2 alla ricchezza, vai. Visto che abbiamo una provincia possiamo. Messina. Il terreno offerto di Messina è sempre preso. Obiettivo di invasione, fu rovinata prima dai Micenei e poi dagli Spartani, non conobbe mai un vero periodo di pace, i suoi abitanti furono messi in schiavitù con lo stato di Iloti, ma la loro rivolta riuscì a ostacolare Sparta per alcuni anni durante la ripresa. Forse i Messenei riusciranno a liberarsi completamente dal giogo spartano? Sto cazzo proprio. No, volevo fare l'edditto e direi di fare... Questo pane è sempre il solito, pane and circensem, come dai più 4 al cibo e all'ordine pubblico. Ok, qui abbiamo un po' di soldatucoli. Queste sono le nostre flotte, no, assolutamente no. Diplomaticamente abbiamo già con tutto Elea, dov'è Elea? Elea. I am honored to greet such an ambassador of such... Oh, sempre in inglese. Ok, dacci i soldi. Vogliamo i soldi anche con... Ok, levati dalle palle. Corinto. Stiamo già commerciando. La Lega Beotica. Olympium Hospitality. Accordo commerciale successo alta. Ok, vai, vediamo. My people will find much joy in this. I accept. Grande, ok, perfetto. La Lega Etolica... No, no, aspetta. Stiamo per... vediamo se accordo commerciale, vai. Facciamo un po' di accordi commerciali. No, questi non ci vedono molto bene, i Macedoni, la Lega Etolica. Qui Milo, come ci vede Milo? No, io volevo finire... Porca miseria. Oh, non ci vede male, proviamo... No, non voglio alleanza militare, io, coglione. Accordo commerciale. Ok. Ma sta zitto. Sì, ci vedono tutti abbastanza bene. Be welcome. If I can give you a fair answer. Rifiutano, va bene, ciao. Ciao. Be welcome here and speak as you wish. Non possiamo chiedere accordi commerciali con questi.
E neanche con questi, vabbè, poco male. Ci sono altre nazioni che ci vedono abbastanza bene. Clicca su Sparta, vediamo. No. Vabbè, ok. Vabbè, insomma, questo episodio è proprio corto. Volevo farlo corto per un semplice motivo. Se vedete, se vi può interessare, una serie, una campagna, una mini campagna. Il nostro obiettivo sarà distruggere Atene. Quindi l'obiettivo di questa campagna è la distruzione di Atene. La concludo qua, ripartiremo da questo turno, proprio solo fatto diplomazia per vedere la situazione com'era e come poteva evolversi. Fatemi sapere di cosa, come, cosa ne pensate nei commenti. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!